Il progetto Abbracci nasce grazie a una rete di cooperative che è la rete MAG. È una rete di cooperative che nasce grazie alla società MAG Mutua per l'autogestione. Siamo in 14 realtà che hanno collaborato in questo progetto, scritto e pensato appunto dall'alveare proprio per poter andare a toccare le fragilità e la marginalità sociale. Gli obiettivi del progetto sono la prevenzione della devianza minorile e giovanile, la riduzione dell'isolamento delle persone anziane o con lieve disabilità e la rigenerazione degli spazi, di 4 territori di Verona e provincia. Noi siamo a San Martino Buonalbergo, siamo a Dossobuono di Verona, a Santa Lucia di Verona e a San Massimo. Adesso, in questo momento, Abbracci a tanti tipi di attività. Allora abbiamo lo spazio mamme nelle vari 3-4 punti di Verona, abbiamo lo spazio nonni, spazio dedicato proprio alle persone sole ma anche ai nonni che portano i loro nipoti nei nostri spazi per poter far giocare insieme ad altri bambini del territorio. Abbiamo attivato dei centri estivi sia per bambini che vivono contesti educativi di povertà ma anche per adolescenti che in questo momento hanno tanto bisogno di ritrovarsi e di stare insieme e che il Covid li ha portati anche a vivere un po' l'abbandono scolastico. Per me è stato fondamentale conoscere questo progetto perché la mia professione è quella di ostetrica e non avendo fatto il corso preparto avevo bisogno proprio di creare una rete con mamme che fossero del mio territorio. In più sinceramente sentire anche qualche altro punto di vista perché ovviamente abbiamo sempre tutti da imparare anche da altri professionisti e mi ha dato un motivo in più per venire e ascoltare interessata quello che veniva affrontato in gruppo dai vari professionisti. Nel programma di oggi Mi Ascolto Ti Ascolto parleremo delle nostre emozioni come mamme, comunque è un momento molto particolare della vita dove subentrano un sacco di emozioni contrastanti e il fatto di poterne parlare tra di noi e comunque con una figura come una psicoterapeuta sicuramente è un modo per avere anche chiavi per affrontare determinate difficoltà. Ogni volta c'è un'attività diversa con specialisti nuovi, affrontiamo tematiche psicologiche di natura pratica anche sulla gestione dei nostri bambini e è proprio anche un momento di confronto tra mamme che so che sono magari nella mia stessa situazione e niente, hanno consigli utili anche proprio a livello pratico. Un'attività che abbiamo provato qualche incontro fa che mi è molto piaciuta è stato lo yoga con i nostri bambini. Effettivamente in questo momento della nostra vita trovare un momento libero non è facile per fare attività fisica e staccare un po' la mente. Poterlo fare con i nostri bambini e coinvolgerli è sicuramente un qualcosa in più che spero di poter vivere anche in futuro, anche appunto insieme ad altre mamme del territorio. L'idea proprio del nome Abbracci è proprio quello di abbracciare tutte le persone che vivono in situazioni di isolamento o rischiano anche di arrivare ad isolarsi. Il progetto, grazie a Fondazione Cari Verona, è partito ufficialmente a febbraio 2020. L'obiettivo è quello di rigenerare degli spazi di aggregazione e infine anche l'attivazione della comunità per poter proseguire l'apertura di questi spazi che sono dislocati nelle 4 zone appunto di Verona e provincia. Per poter raggiungere le persone più lontane, più isolate, ci piacerebbe proprio attivare una rete di associazioni e di realtà presenti nei nostri 4 territori. Solo facendo rete si riesce a raggiungere anche le persone più lontane e quindi l'idea di poter attivare diversi giovani in realtà che possono andare proprio a prendere persone che magari non riescono ad arrivare al nostro spazio perché hanno paura ad uscire o anche perché non hanno nessuno, sono proprio lontane.